Ciao, sono Amedeo Poletti e oggi ho preparato una specie di caso studio, una specie di scalata, una scala che voglio mostrarti di come portare qualunque azienda, e come ho portato io qualunque azienda da 0 a 100.000 euro al mese in 90 giorni, senza capitali e partendo completamente da zero. Quindi ti spiegherò esattamente cosa devi fare in ogni step, quindi cosa devi fare per raggiungere i primi 10.000, 50.000 e poi 100.000 euro al mese. E vado a spiegarti la situazione in cui sei ad ogni livello e soprattutto i problemi che devi risolvere per salire di livello nella scala. Allora, mi faccio piccolo qua in alto a destra perché così almeno c'è tutto. Allora, appunto, come avvio e scalo ogni azienda da 0 a 100.000 euro al mese in 90 giorni senza capitali, partendo completamente da zero, ok? L'ho fatto, se non hai visto, ho fatto un caso studio sulla mia azienda dell'ultimo anno del 2023 e sull'azienda dove ho fatto una consulenza, diverse consulenze che l'ho portata in 40 giorni partendo completamente da zero, non aveva neanche un prodotto. In 40 giorni abbiamo fatto più di 170.000 euro, ok? Quindi ti spiego esattamente come funziona questa cosa qui, funziona in ogni nicchia, in ogni mercato, in qualsiasi situazione. Non pensare che la tua sia diversa, ogni step della scalata ha i propri traguardi da raggiungere prima di arrivare al livello successivo, ok? Quindi questa è la scalata da 0 a 10.000, che è la parte un po' più complicata per iniziare, perché dopo la andiamo a vedere, da 10 a 50.000 dove c'è più lavoro da fare, e poi da 50.000 a 100.000 euro al mese, che in realtà è la parte più semplice tra le tre, ok? Quindi partiamo da 0 a 10.000 euro al mese. Come arrivare a questa cifra? Io sono arrivato diversi anni fa a 10.000 euro al mese, l'ho fatto partendo completamente da zero senza investitori, soldi, quindi ti spiego esattamente quello che ho fatto io così che tu possa replicarlo. Allora, quando parti da zero, quindi non sai neanche cosa vendere sul mercato, la prima cosa da capire è che cosa vendere, perché se non sai cosa vendere, ovviamente non puoi portare valore al mercato e di conseguenza non puoi ricevere soldi in scambio di valore che porti al mercato, perché l'imprenditoria è semplicemente risolvere problemi alle persone portando valori e di conseguenza ti danno soldi, questo è. E se non sai che problema risolvere, devi capire prima quello, ok? Quindi in base alle competenze che hai, se non hai competenze devi acquisire alcune competenze che adesso ti andrò a spiegare, però ci sono diversi modi, ci sono miriadi di opportunità ad oggi sul mercato che tu puoi fare senza metterci la faccia, senza sponsorizzare te stesso, la tua immagine, senza vendere addirittura i tuoi prodotti, ma vendendo prodotti di terzi, quindi non per forza devi saper vendere un tuo prodotto, però devi saper vendere in generale. Quindi non sai cosa vendere, il primo step è quello, non hai competenze, perché se avessi le competenze di vendita per dire o di come creare un'offerta, faresti già bei soldi e devi usare il tempo che hai per imparare competenze e capire cosa vendere. Questo è il primo step in assoluto. Una volta che hai fatto questo, le competenze di sistemi di cui hai bisogno sono capire le varie possibilità di mercato per vendere tuoi prodotti e servizi oppure di terzi. E qui ho creato una checklist apposta che tu puoi utilizzare con tutte le opportunità ad oggi che ci sono sul mercato e come utilizzarle in base alla tua situazione, in base alla tua esperienza. Se non vuoi metterci la faccia, se vuoi metterci la faccia, se non vuoi vendere un prodotto fisico ma vuoi farlo digitale o viceversa, se vuoi vendere un servizio, se vuoi vendere un software, se vuoi vendere prodotti di terzi, se vuoi vendere servizi online, offline, se hai già un'attività avviata, tutto questo qua è presente nella checklist, così che tu, una volta letta la checklist, abbia ben chiaro quello che devi vendere in base a quello che è più consono alla tua situazione, ok? Seconda cosa da fare è creare un'offerta dove la gente si sente stupida a dire di no. E anche qui è fondamentale perché dopo che capisci cosa vendere devi pacchettizzarli in modo tale che la gente capisca il valore che tu dai al mercato, devi differenziarti dalla competizione. Se sei in un mercato dove non hai competizione vuol dire che non c'è mercato, di conseguenza io entro sempre in mercati dove la competizione è molto alta perché riesco a differenziarmi molto bene con l'offerta. Se la competizione è molto alta vuol dire che c'è mercato, c'è interesse, c'è gente pronta a dare soldi alle aziende perché lo sta già facendo e di conseguenza io prendo quello che fanno tutti, lo differenzio alla mia offerta e creo un'offerta dove la gente si sente stupida a dirmi di no, ok? E qui ho creato i 5 step per creare un'offerta irresistibile. Questi sono i 5 step che io utilizzo per ogni offerta, che ho utilizzato per l'offerta della mia azienda, dell'azienda dove ho fatto consulenza che abbiamo raggiunto in 40 giorni più di 170.000 euro partendo completamente da zero. Gli step sono sempre gli stessi, in qualsiasi mercato, in qualsiasi nicchia, ok? Perché l'obiettivo è sempre risolvere i problemi delle persone e come vogliono che vengano risolti, perché quello è un aspetto importante. Altro aspetto fondamentale per raggiungere i tuoi primi 10.000 euro al mese è saper vendere in chiamata, via sito o in videochiamata il tuo prodotto, servizio o quello di altri. Questo è fondamentale perché la vendita è uguale in qualsiasi settore, in qualsiasi nicchia, che tu venda case, che tu venda computer, che tu venda
braccialetti, la vendita funziona alla stessa maniera, tu risolvi un bisogno delle persone, ok? E di conseguenza ho creato anche qui i 5 step per vendere qualsiasi cosa a chiunque in meno di 20 minuti. E la vendita può essere fatta via sito, quindi tramite, si dice il copy, quindi quello che viene scritto sul sito. E anche lì ci sono tecniche di vendita che utilizzi, che sono sempre le stesse, sia per esempio in chiamata, piuttosto che in videochiamata, piuttosto che per messaggio, piuttosto che con il sito. Quindi è sempre questione di vendita. La skill, la competenza più importante che devi acquisire se parti completamente da zero è saper comunicare in maniera efficiente la qualità e i benefici che dà il tuo prodotto e saper vendere. Queste sono le due cose fondamentali che devi avere, se non è questo non puoi fare azienda in generale. Quindi una volta che hai fatto questo devi utilizzare il sistema che ho creato per ottenere i tuoi primi 5 clienti gratuitamente, quindi non hai soldi da investire, quindi parti completamente da zero. C'è un modo per ottenere almeno 5 clienti gratuitamente senza investire niente, e sto parlando di clienti che ti pagano 2, 3.000, 4.000, addirittura anche 5.000 euro. Questo perché? Perché poi ne parleremo in un altro video, però il prezzo che sta all'interno dell'offerta, infatti è uno dei 5 step per creare un'offerta irresistibile, è fondamentale. Non vuoi vendere prodotti da 50-100 euro perché per arrivare a 10.000 euro al mese devi fare 100 vendite o anche di più, 200 vendite, non è sostenibile, soprattutto all'inizio è molto molto difficile. Quindi vuoi vendere magari quei 3, 4, 5 persone che ti danno la possibilità di usufruire del tuo servizio per 2, 3, 4, 5 mila euro in base al servizio e al valore che dai. Questo lo metti all'interno dell'offerta, però se è un'offerta valida dove la gente sente stupida dire di no, ovviamente è molto più semplice, e se hai skill di vendita le prime vendite arrivano. Questi sono i sistemi e le competenze di cui bisogno per passare da 0 a 10.000 euro al mese. Io ci ho messo, per dire, un anno di tempo e ho fatto completamente tutto da solo. Quindi ovviamente con tutti questi sistemi che ho creato puoi arrivarci nel giro di dai 3 ai 6 mesi, arrivare ai tuoi primi 10.000 euro al mese partendo completamente da zero senza investire niente, che non è scontato perché tante aziende partono con magari investitori esterni, finanziamenti. Noi non vogliamo farlo, soprattutto in Italia funziona così, ma noi non vogliamo farlo, vogliamo partire da zero per non avere nessun tipo di problema dopo. Quindi questo è il primo step della scalata. Adesso passiamo, una volta che sei arrivato a 10.000 euro, quindi hai capito cosa vendere, la competenza della vendita e la competenza dell'offerta, devi fare lo step successivo, arrivare da 10 a 50.000 euro al mese. Questo è lo step che ti prenderà più tempo in assoluto di lavoro, perché c'è un sacco di lavoro da fare, perché qui non solo consolidi i 10.000 euro al mese e cerchi di arrivi ai 50.000 euro, ma devi anche creare la struttura dell'azienda per lo step successivo. Perché se poi passi da 50 a 100.000 euro al mese, come dopo andiamo a vedere, in maniera molto veloce, e non hai la struttura sotto, l'azienda salta per aria. Di conseguenza è fondamentale fare tutta questa checklist che ti ho fatto, tutte queste due slide da 10 a 50.000 euro al mese, che è quello dove c'è più lavoro in assoluto e dove ci ho messo più tempo. Una volta fatto questo hai la possibilità di scalare fino a 100, perché la struttura che hai a 50 è la stessa che fai a 100. Qua devi fare un per 5 sul fatturato dell'azienda. Da 50 a 100 devi semplicemente fare un per 2, quindi è molto più semplice, ok? Quindi inserire il traffico organico a costo zero per aumentare il flusso di potenziali clienti. Allora, qui a 10.000 euro vuol dire che tu hai un'azienda che comunque ha un'offerta e sa vendere, quindi la macchina di monetizzazione si chiama funziona e funziona bene. L'unica cosa che devi fare adesso è inserire il traffico organico. Perché organico? Perché è a costo zero inizialmente ed è molto quello che ho fatto io. Avrai magari pochi potenziali clienti inizialmente, perché è una cosa che va avanti, più va avanti col tempo più la fai, più volumi ti porta, però all'inizio è un po' più lenta. Però sicuramente è il modo migliore se parti completamente da zero per raggiungere i tuoi primi 50.000 euro al mese da 10, ok? Quindi devi sfruttare la piattaforma migliore in base al target del tuo potenziale cliente. Traffico organico vuol dire fare video gratuiti in modo tale, con uno script, quindi con un copy di vendita fatto in un certo modo che ti permetta di poi far interessare le persone, che il cliente potenziale alzi la mano e dica: io sono interessato a quello che fai, a quello che vendi, quindi voglio saperne di più, ok? Quello è l'obiettivo del traffico organico. Strutturare i contenuti in modo tale da attirare l'attenzione del potenziale cliente e avere un processo di vendita testato e funzionante organico. Quindi un processo di vendita testato e funzionante organico cosa vuol dire? Che una volta che tu fai contenuto devi avere un flusso di vendita che ti porti il contenuto a uno convertire sicuramente, ma poi che ti porta il potenziale cliente dall'alzare la mano a trasformarsi in vendita. Quindi tutto quel processo lì si chiama processo di vendita, da quando il cliente alza la mano e dice: sono interessato, voglio saperne di più, quindi magari ti scrive, piuttosto che ti commenta un post, piuttosto che ti segue, e dicendo, tu devi avere un processo strutturato apposta che porti il cliente che ha fatto il primo step, quindi è interessato a quello che vendi, a poi darti i soldi in cambio del valore del servizio, ok? Questo è fondamentale.
Questo è il momento anche di delegare il reparto vendita. Magari a 10.000 euro fai tutto tu, come ho fatto io all'inizio, cioè fai la vendita, fai l'offerta, fai il prodotto, fai tutto tu, perché ovviamente non hai capitali per delegare. Quando inizi ad avere un'azienda da 20-30.000 euro è il momento di delegare qualcosa. La prima cosa che devi delegare è il reparto vendita, ok? Quindi non fai più tu le chiamate o gli incontri con i potenziali clienti, devi avere un processo di assunzione costante dei venditori. Quindi devi avere un processo dove vai a prendere venditori da altre aziende o venditori che attualmente non lavorano e portare all'interno dell'azienda, e devi avere un processo di formazione costante dei venditori, perché se tu li porti dentro pensando che possano fare tutto da soli, ovviamente non è possibile. Le competenze che tu hai acquisito per arrivare a 10.000 euro adesso le devi sfruttare per trasformarle in competenze anche di delega e di formazione nei venditori, quindi devi trasferire queste competenze a loro per dare la possibilità di vendere, soprattutto in base al tuo prodotto, servizio e potenziale cliente, perché un venditore sa già bene o male vendere, chi più chi meno, quindi l'assunzione è fatta apposta per prendere comunque venditori di un certo livello, però poi dopo devi formarli sulla tua offerta e su quello che fa la tua azienda per il mercato e per i clienti, perché quello non lo sanno, ok? E devi implementare i KPIs per essere pronto allo step successivo. I KPIs sono Key Performance Indicators, cioè dei dati, degli standard che tu metti ai venditori di conversione, di alcuni dati fondamentali per la vendita, che devi tracciare. Perché devi tracciare? Perché se non tracci, come tanti purtroppo fanno, non hai controllo su quello che è il reparto vendita, non sai quante chiamate porti di quelle quante chiamate porti o quanti contatti hanno il venditore, il potenziale cliente, quanti vengono trasformati in cliente pagante. Se non hai questo tipo di tracciabilità all'interno dell'azienda, e io ho tutti gli Excel da darti per farlo, con tutti i dati, purtroppo non puoi avere controllo. Quindi se magari tu fai tutto giusto e poi il venditore non chiude e non hai il controllo su quello, non riesci a capire dove sta il problema dell'azienda. Se invece hai KPI, sta sotto gli standard, vuol dire che il problema è il venditore. Quindi lo standard minimo deve essere ben chiaro sia da subito per lui e anche per te, perché vuol dire che la macchina funziona, e se sta sopra lo standard fai molti molti soldi, se sta sotto devi cambiare venditore o formarlo in maniera diversa. Poi passiamo dai 50 ai 100.000 euro al mese. Quindi adesso dovrai avere dei venditori, hai l'offerta che vende, hai del traffico organico, hai tutto il pacchetto di monetizzazione che funziona, e quindi stai iniziando a fare bei soldi, ok? L'80% delle persone, 70% delle persone qua si accontenta e non arriva fin qua, ok? Spero che tu non sia una di queste persone. Non lo sono stato, ho scalato l'azienda più di 200 passa 1000 euro al mese per questo motivo qui, perché nel business quando hai la possibilità di avere una macchina che funziona e hai la motivazione molto alta delle persone all'interno, hai fatto tutto in una certa maniera, devi cercare di fare più soldi possibile. Perché? Perché aiuti più gente possibile, perché metti la pubblicità davanti a più gente possibile, di conseguenza porti tantissimo valore al mercato, e quello è il guadagno, la conseguenza di questo. Quindi da 50 a 100.000 euro al mese sono completamente diverse le cose che fai rispetto da 0 a 10, perché hai già delle competenze che hai acquisito nel percorso, e quindi devi implementare soltanto una cosa, che adesso ti spiego. In questo step avrai clienti che riesci a convertire costantemente, clienti contenti che restano perché hai migliorato costantemente il prodotto. Infatti uno step fondamentale qui, che ho salato la slide, è migliorare costantemente il prodotto e portare valore per un 10 rispetto al prezzo dei tuoi clienti, da 10 a 50.000 euro. Creare un processo funzionante ed efficiente per consegnare il prodotto e servizio del cliente, e creare una scala prodotti. Questo aspetto qua da 10 a 50 devi formarlo. Perché? Perché quando vai a scalare con la tua attività, quando scambi l'azienda col traffico a pagamento per arrivare da 50 a 100.000 euro al mese, hai bisogno di prendere un bacino di utenti più grande, di conseguenza hai bisogno di più offerte all'interno della tua azienda, quindi più prodotti e servizi in base al tipo di persona che ti arriva, e quindi questa si chiama value ladder, la scala dei valori, ok? E ovviamente qua il tuo prodotto o servizio che vendi deve essere migliorato, devi investire sul miglioramento di questo. Perché? Perché poi un conto è prendere clienti, ma se tu nel mentre prendi nuovi clienti ti escono da dietro, diciamo, perché non rimangono, perché il prodotto o servizio non è ottimo, diciamo che non riesci mai a migliorare. Quindi devi prendere i clienti, tenerli all'interno della tua azienda perché il prodotto o servizio è valido, e poi acquisirne ancora di più, così hai un'azienda profittevole e sostenibile soprattutto. Quindi devi anche creare un processo funzionante ed efficiente per consegnare il prodotto e servizio del cliente. Qui non devi perdere margini nel consegnare e deliverare il prodotto, perché se lo fai in maniera efficiente con dei processi già testati, già che funzionano, soprattutto se scegli un prodotto dove non ha costi di consegna enormi, quindi non è un prodotto fisico che ha spedizioni, magazzino, mille problematiche, allora la tua delivery, quindi la tua consegna del prodotto, è molto molto più efficiente e ottimizzata. Quindi hai margini molto più alti. I margini ti servono, uno, per guadagnare te, e due, per scalare l'azienda e avere liquidità nei momenti magari un po' più morti che ci sono durante l'anno, ok?
Quindi, dopo che hai fatto tutto questo, hai quindi converti i clienti costantemente. I clienti sono contenti e restano perché hai migliorato il prodotto e di conseguenza non solo li acquisisci col traffico organico, come ho detto prima, ma anche li mantieni e di conseguenza hai una bella base, un bel cuscino di utenti. E adesso quello che devi fare è inserire il traffico a pagamento. Quindi devi creare il tuo secondo processo di vendita. Adesso hai fatto quello dell'organico, devi inserire quello a pagamento. Devi investire in testing, quindi in testare la creatività, in testare la tua pubblicità per 50-100 euro al giorno, pochissimo, ma dato che stai facendo comunque 20-30-50 mila euro al mese, hai la possibilità di farlo, hai la possibilità di scalare il traffico a pagamento, per questo bisogna implementarlo soltanto dopo, perché se uno parte da zero, come ho fatto io, senza soldi non può permettersi di spendere 2-3 mila euro al giorno quando scali di traffico, come abbiamo fatto dopo. No, devi prima accumulare capitale e competenze e poi farlo, perché se non hai competenze butti via i soldi, se non hai soldi non puoi investirlo. Di conseguenza, a questo punto qua, e soltanto a questo punto qua, devi inserire il traffico a pagamento che ti dà un boost. Io nella mia azienda, come ho fatto vedere nel caso studio, sono passato da gennaio a 67.000 euro di fatturato, 209.000 euro soltanto grazie al traffico a pagamento in un mese. Quindi questa è la potenza del traffico a pagamento, perché quello che succede è che tu vai a targetizzare, quindi vai a pagare le piattaforme Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, in base al target, a dov'è il target ideale del tuo cliente. Pagando queste piattaforme loro ti fanno vedere la pubblicità alle persone che più interessano, quindi al tuo potenziale cliente. Faccio un esempio pratico: se tu vendi pannolini per i bambini, targetizzerai soltanto mamme magari dai 30, dai 25 ai 35-40 anni che hanno uno o più figli che vivono in Italia, per dire. Col traffico organico non puoi farlo, quindi ti può arrivare anche l'uomo, per dire. Però se vendi un prodotto dove è utile soltanto in questo caso alle mamme o ai bambini, ovviamente non la conversione è molto più bassa. Invece col traffico pagamento è un laser che punta in un'unica direzione e non sparge la propria luce, e di conseguenza è molto più potente. Quindi investi in testing, 50-100 euro al giorno, non devi partire con 1000-2000, perché prima devi far sì che, devi assicurarti che il processo di vendita delle pubblicità a pagamento funzioni come quello organico. Quindi modifica il processo di vendita fino a quando non performa e quindi riesci già a convertire diversi clienti spendendo anche poco, e poi una volta fatto questo scali la tua pubblicità aumentando il budget giornaliero. Da un punto di vista tecnico io mi sono affidato a diversi professionisti per farlo, quindi ho delegato questa parte qua, la parte tecnica. L'importante è capire il processo che c'è dietro, cioè come strutturare una pubblicità in modo tale che la gente alzi la mano e venga da te rispetto che altri, e questo l'hai fatto anche prima tramite l'offerta, tramite capire come vendere, ok? Quindi questa fase deve essere cauta e controllata, perché tutta la macchina di conversione deve continuare a performare in maniera ottimale. È possibile che magari inizi a scalare la tua pubblicità e la macchina inizia un attimo a barcollare, e di conseguenza devi andare indietro, devi capire un attimo cosa non sta funzionando prima di scalare la pubblicità, perché se tu metti il fuoco sulla benzina però non riesci a domare il fuoco è ovviamente un disastro. E di conseguenza stessa cosa in azienda: se tu metti il traffico a pagamento, che potrebbe essere la benzina sul fuoco che è la tua macchina che oggi performa, se la macchina non va bene, se metti il motore di una Ferrari su una punto, evidentemente non funziona. Devi avere la Ferrari e metterci il motore di una Ferrari per far sì che la macchina performi costantemente a traffico e budget alti, ok? Questo è fondamentale, perché tutta l'azienda deve funzionare senza di te, con processi testati e funzionanti per tutte le persone al suo interno. Qui devi staccarti dall'azienda, comprendere una nuova competenza che è quella della delega e formazione, non solo del reparto vendita come hai fatto prima, ma di tutti i settori. Quindi devi procedurizzare tutta l'azienda in modo tale che riesca a funzionare senza di te. Tutti i processi interni, ed è un lavoro comunque abbastanza lungo, devi farli con l'idea che se dovesse entrare una nuova persona oggi in azienda che non sa niente della tua azienda, della tua realtà, della tua offerta, di niente, deve essere in grado comunque di performare, non dico come te, ma deve essere in grado di portare avanti l'azienda e non farla crescere e non farla diminuire. Quello che succede tantissime volte è che la gente prova a delegare, si stacca un po' dall'azienda e l'azienda crolla. Vuol dire che non hai processi e non hai e si dipende, e l'azienda è dipendente da te stesso, cioè da te come personaggio, come capacità, come competenze. Vuol dire che devi avere la capacità di delegare e soprattutto formare le persone all'interno dell'azienda con processi e sistemi, quindi deve essere tutto ottimizzato al massimo. Una volta che hai questo, vuol dire che è un'azienda semi-automatica, diciamo che fa 100 più 1000 euro al mese. Poi in base al mercato, in base alla nicchia che scegli, che sta in base al prodotto che hai scelto inizialmente, hai la possibilità di scalare, come ho fatto io, a più di 250.000 euro al mese, oppure magari arrivare a 100, 120, 130, in base al prodotto e alla scalabilità dell'azienda, del mercato in cui sei. Il mercato italiano è abbastanza ristretto, perché è vero che siamo in 60 milioni di persone, ma non tutti magari sono interessati al tuo prodotto e servizio. Quindi io con la pubblicità a pagamento, per dire, ho
ho raggiunto più di 30 milioni di persone nell'ultimo anno tra la mia azienda e varie consulenze con altre aziende che ho fatto. Di conseguenza è molto veloce raggiungere tante persone in poco tempo, per questo fai un balzo importante col traffico a pagamento, perché metti la pubblicità davanti a un sacco di persone. L'aspetto negativo è che il pubblico finisce in Italia e di conseguenza il pubblico è ristretto, quindi deve avere il traffico organico che supporta il traffico a pagamento. Infatti per questo motivo prima fai il traffico organico, poi quello a pagamento. Se hai un'azienda che magari fa 100.000 euro al mese e vuole scalare a 200.000 euro al mese, anche lì se non fai il traffico a pagamento è la prima cosa che devi fare, perché vuol dire che se arrivi a questi risultati qua hai già una macchina di conversione che funziona molto bene, ok? In base a dove sei devi fare certe cose, devi superare certi livelli. Io aiuto imprenditori, liberi professionisti che hanno un'attività o qualunque persona che abbia un'attività a scalare l'azienda da dov'è, che sia da 10, 15, 20 mila euro al mese fino a oltre 100 mila euro al mese, come ho fatto più volte. E quindi se sei interessato a fare questo processo direttamente con me e con il mio team, o se vuoi che lo facciamo direttamente per me, contattami nei vari siti, nei vari link e ne parliamo. Comunque questa è la scalata da 0 a 10.000 euro al mese, da 10 a 50, da 50 a 100 che ho fatto io, sono arrivato a più di 250.000 euro al mese. Quello che succede purtroppo è che il mercato italiano è troppo grande, quindi dovrò andare internazionale probabilmente o costruire più realtà, e di conseguenza quando arrivi a quelle cifre lì è una questione di quanto pubblico riesci a prendere. Quindi hai tutta la macchina che funziona, l'offerta che vendi, i venditori che vendono, l'offerta che funziona sul mercato, i processi, ti sleghi dall'azienda, deleghi, va praticamente in automatico. Devi essere in grado ovviamente di con un processo di anni arrivare a questo livello qua, però questi sono gli step che devi fare, quindi seguili, soprattutto se parti da zero. Quelle sono le competenze che devi acquisire per arrivare fino ai 10.000 euro al mese, e non è difficile, non è questione di talento, non è questione di niente, è solo questione di competenze e di studiare quello che devi studiare, le cose giuste e non le cose che vedi in giro ovunque, non la cosa nuova ma la cosa giusta. Studia quella e vedrai che studia le basi e vedrai che arriverai prima che ti aspetti a questi numeri. Spero che questo video ti sia piaciuto, se dovesse essere così lasciami un like che è un ottimo supporto, e ci vediamo alla prossima. Ciao.